Sì, cominciamo col dire che qui dall'Ara alla fine è stata la partita dei grandi rimpianti dell'Udinese, perché la squadra di Spalletti, oggi priva di Pinzi squalificato, è rimasta un intero tempo, il primo negli spogliatoi, per poi giocare ben altra partita nella ripresa. E il Bologna, dopo aver costruito tanto, dopo il grandissimo gol di Signori che andremo a vedere, nella ripresa veramente ha avuto le gambe molli e la paura di non farcela. Comunque alla fine è andata bene, per Spalletti la terza sconfitta consecutiva, forse il primo momento un po' così di difficoltà per la formazione friulana. Ma andiamo adesso alle immagini dell'incontro. Nel Bologna dunque recuperato Signori da un attacco influenzale, il pubblico si schiera col capitano che non vive un periodo facile con Guidolin e la dirigenza. Ma i campioni rispondono sul campo. Lancio di Vanoli. Siamo al nono minuto. Sponda di Cruz, capolavoro di Signori. Salta Sensini, batte De Santis, poi non esulta Signori. Ottavo centro in campionato, numero 178 in Serie A. Andiamo a rivedere il grandissimo gol che merita ancora una rivisitazione da quest'altra angolazione, davvero una grande perla. Lancio di Amoroso per Cruz, qui non azzarda l'uscita De Santis, destro dell'argentino respinto. Sull'esterno Bellucci cerca ancora Cruz, brucia Kroldrup, raso terra e palo, gran Bologna. 24esimo, assist qui di Olive dopo azione corale per Cruz, ma De Santis questa volta chiude bene in uscita. Poi punizione Udinese, sinistro di Jankulowski, di poco alto. Amoroso qui inventa un grande assist, poi per Signori che anticipa De Santis, sinistro, ma Bertotto è sulla traiettoria e salva. Udinese in grande affanno, qui sinistro del 18enne Ganese, Muntari oggi al debutto e Pagliuca in difficoltà. Si conclude il primo tempo, vantaggio minimo per la squadra di Guidolin con il gol di Signori. Settimo della ripresa, angolo di Pizarro, Iaquinta stacca bene ma colpisce centrale. Al decimo Spalletti inserisce Jorgensen al posto di Gemiti, nel Bologna Zaccardo per Paramatti. Minuto 19, gran sinistro del Ganese Muntari e traversa con Pagliuca battuta, andiamo a rivedere. Ma al 24esimo Spalletti fa entrare Janker al posto di Muntari, l'attaccante tedesco ha subito la palla del possibile pareggio, quando Pagliuca manca la presa e l'ex attaccante del Bayern Monaco infila il raso terra sul palo, come rivediamo meglio. Momento di sofferenza del Bologna e ammonizioni pesanti, dopo Paramatti anche Cruz diffidato prende il giallo, salteranno la prossima gara. Poi in campo Frara e Signori lascia il terreno di gioco a testa bassa, gran freddezza quando passa davanti a Guidolin. Buona la direzione di Rodomonti, un solo dubbio su questo intervento di Vanoli, palla sul braccio a tempo scaduto e Iaquinta qui che spreca l'ultima opportunità. Bologna 1, Udinese 0, linea allo studio.